Exor International è nata negli anni 70 da un'idea del fondatore che per passione ha creato dei prodotti per quella che era l'automazione industriale di quel periodo. Parliamo della terza rivoluzione industriale, quindi c'era bisogno di creare un sistema che potesse in qualche modo automatizzare le linee di produzione e tipicamente insomma, questo si faceva ovviamente in maniera abbastanza locale, quindi tra Verona, Vicenza, Padova, Brescia, ecco, era abbastanza, diciamo così, concentrata in questi luoghi. Questo fino poi agli anni 90, quando c'è stata la grande occasione di poter incontrare Siemens Italia con una necessità di poter aggiungere a questo sistema un display, quindi una visualizzazione, e da lì è nata la prima interfaccia operatore. Che poi è servita all'azienda per poterla lasciare nelle mani di Siemens per quanto riguardava il mercato italiano, ma per poi poterlo esportare nel mondo come prodotto da catalogo da poter vendere appunto in giro per il mondo. Da lì è nata l'internazionalizzazione dell'azienda, quindi negli anni 90. Questo poi chiaramente con tutta una serie di collaborazioni che sono nate a livello internazionale con aziende anche di rilievo come ABB per fare un nome o Festo in Germania, Honeywell, Yaskawa, tutta una serie di clienti che chiaramente hanno contribuito a far crescere ovviamente il prodotto. Fatto questo, è chiaro che poi diciamo che il 2009 è stato un momento di crisi ovviamente molto importante che ha toccato e ha impattato sull'azienda in maniera sia a livello di fatturato, ma anche e soprattutto perché il fondatore è scomparso, quindi e questo ovviamente ha dato come necessità quella di dover reagire, di poter impostare una strategia chiaramente anche diversa, più manageriale rispetto alla gestione precedente. E da lì abbiamo sostanzialmente iniziato a lavorare su quelli che erano ovviamente i livelli di gestione dell'azienda. Si è dato in mano insomma, a un livello di manager, di top manager che hanno iniziato a lavorare insieme a me, insieme anche agli storici dell'azienda. E su quello abbiamo creato poi una serie di prodotti, una serie di attività che ci hanno portato poi alla famosa Industria 4.0, di cui se ne parla molto ovviamente in questo periodo, come un po' una risposta a quello che era il 2009, no? Quindi una situazione di prodotto che potesse collegarsi a quello che è il cloud, in modo che da remoto si potesse avere una gestione delle macchine, una gestione della fabbrica, con tutto quello che poi ha comportato anche a livello di crescita. Giusto per dare un'idea di numeri, giusto per capire anche l'attività, tenete conto che da circa 10 milioni di euro di fatturato del 2009 abbiamo chiuso il 2019 con 42 milioni di euro di fatturato consolidato. Chiaramente, essendo inseriti in un contesto internazionale, noi fin da subito abbiamo visto che il problema cinese non era un qualcosa di locale, ma sicuramente avrebbe poi chiaramente toccato anche livelli ovviamente europei e quindi anche italiani. La nostra azienda ha subito reagito con attività di contenimento, di distanziamento sociale, il famoso controllo della temperatura. Noi in tempi non sospetti, quando ancora c'era chi diceva che era un dato sensibile, quindi che non era possibile rilevarlo all'interno dell'azienda, noi ci siamo presi la responsabilità di farlo comunque, perché sapevamo che questo avrebbe dato sicuramente degli esiti assolutamente positivi per cercare di creare un ambiente all'interno dell'azienda che potesse essere confortevole di sicurezza per i nostri dipendenti. L'attività di smart working in realtà è stata spinta a maggior ragione verso quelle figure che già comunque erano abituate a lavorare in smart working. Noi facciamo un tipo di prodotto tra hardware e software che in qualche modo ci permette di poter lavorare anche non locale, ma anche dislocato sul territorio. Quindi questo ovviamente ci ha aiutato moltissimo. Ovviamente abbiamo anche fatto delle azioni, intrapreso anche delle iniziative, tipo quella di farci consegnare dai nostri fornitori
tutto il materiale, eravamo ancora i primi di marzo, prima ancora che ci fosse un po' tutta la bagarre delle varie chiusure dei vari DCPM, sostanzialmente abbiamo chiesto ai nostri fornitori di consegnarci tutto il materiale necessario per la produzione fino sostanzialmente al mese di giugno, quindi fino a questo mese. Quindi abbiamo anticipato 3 mesi di acquisti, ci siamo portati in casa del materiale e questa è stata una delle cose che poi ci ha ripagato quando poi siamo stati inclusi nella lista di quei codici Ateco famosi che ci permettevano di stare aperti anche durante il periodo di lockdown. Questo ci ha permesso ovviamente di continuare a produrre, di continuare a lavorare e ovviamente di continuare anche a servire i nostri clienti che nei diversi settori, dal medicale al water treatment, all'oil and gas, all'alimentare, utilizzano i nostri prodotti. Ovviamente c'è da dire anche che è stato ovviamente importante anche tutta la parte del personale che siamo riusciti a distanziare all'interno della produzione, perché abbiamo compartimentato le varie aree, perdendo, se vogliamo, anche un po' di efficienza di produzione, perché ovviamente nei flussi è stato necessario chiaramente creare delle barriere anche fisiche, dove dei gruppi di lavoro, ne abbiamo create 6 di aree all'interno della produzione, le figure non potevano sostanzialmente entrare nelle aree di competenze di altri colleghi. Quindi questo ovviamente ci ha, dal punto di vista dell'efficienza, sicuramente penalizzato, però abbiamo ancora una volta garantito ai lavoratori un ambiente sicuro dove potersi ovviamente avvicinare e ovviamente lavorare in sicurezza. Diciamo che anche tutta la parte di investimento che era stato fatto già precedentemente, vista anche la crescita che avevamo avuto negli ultimi anni, si era deciso di investire in nuova area di produzione, un nuovo building. Non avevamo ancora completato, diciamo così, i lavori di ristrutturazione, però abbiamo approfittato del Covid per chiudere tutta una serie di attività, abbiamo iniziato il trasloco e quindi abbiamo portato anche le persone nella nuova area che era 3 volte più grande rispetto all'area precedente, quindi questo ovviamente ci ha permesso appunto di aumentare quel famoso distanziamento sociale a cui ormai ci siamo abituati, direi, a vivere, a convivere. In queste situazioni è facile criticare, no? Perché è evidente che, specialmente in un paese come l'Italia, ci sono state delle decisioni sicuramente giuste, che ritengo di poter condividere, altre che chiaramente sono state delle pecche organizzative che, se un'impresa avesse reagito con quella modalità, difficilmente avrebbe sopravvissuto. Quindi le dico, sicuramente il fatto di poter in qualche modo condividere i numeri, avere l'onestà intellettuale di poter dare informazioni di quello che effettivamente accadeva tutti i giorni, questo sicuramente è stato un pregio di quello che possono essere state le decisioni del governo. Gli aiuti dal punto di vista finanziario, le misure intraprese per sostenere le aziende, lì siamo stati, direi, abbastanza carenti, perché ad oggi ancora non è chiaro a molti quello che effettivamente sono state le misure di sostegno. C'è da dire che ovviamente il tema era abbastanza nuovo, si poteva fare meglio, ecco, questo mi permetto di dirlo. Noi abbiamo rivisto il nostro budget a fine maggio, cioè quindi ci siamo presi il tempo per poter rivedere chiaramente tutti quelli che erano i numeri che erano in nostra mano, proprio perché ovviamente sappiamo che una chiusura sostanzialmente di 3 mesi che ha impattato sul mercato, è evidente che qualche ripercussione ovviamente ci sarà. Abbiamo rivisto il nostro budget a fine maggio e prevediamo di chiudere quest'anno con un più 10% rispetto all'anno scorso, quindi siamo ancora in crescita. Questo perché ovviamente abbiamo seminato da tempo su vari nuovi prodotti, nuovi mercati, nuovi clienti, quindi in realtà noi le scelte le avevamo fatte prima della crisi. Semplicemente la crisi è stato un periodo, una finestra di chiusura che chiaramente non impatterà in qualche modo, ma
dal mio punto di vista il problema non ci sarà nei prossimi 6 mesi, ci sarà di più magari l'anno prossimo, quando veramente ci sarà la seconda fase di ritorno dell'impatto economico di questo tipo di crisi. Quindi a mio avviso sarà poi il 2021 l'anno dove si dovranno ottenere tirare le righe per vedere quali sono i risultati dell'impatto della crisi. Dal mio punto di vista, come nostro prodotto, come nostra azienda, che appunto ci stiamo da tempo lavorando su quello che può essere il tema dell'IoT, del cloud, del remote control, della teleassistenza, sono tutti argomenti che in realtà sono delle risposte al Covid. Cioè, quindi il fatto di poter avere dei prodotti che ci permettono di poter essere collegati con delle fabbriche anche da remoto, anche con un device che in qualche modo possiamo avere nelle nostre mani come un normale telefonino o comunque un PC, questo chiaramente ci permetterà e permetterà anche ai nostri clienti di poter ovviamente ancora di più investire in questa tecnologia che ovviamente è relativa a quel famoso mondo dell'industria 4.0 di cui si parla tanto. Ma allora sicuramente le sfide sono il cuore e la l'attività principale e la sfida che chiaramente ogni giorno ci impegna a dare delle risposte a noi stessi, ai nostri collaboratori, alle persone con cui si lavora. Direi che la sfida principale di un imprenditore è quello di trovare tutti i giorni delle soluzioni, proporre delle idee, fare in modo che le proprie idee possano essere condivise da altre persone che si muovono ovviamente spinti da motivazioni forti, con ambizioni anche che devono essere ovviamente sufficientemente così, anche raggiungibili ovviamente, però c'è bisogno da parte dell'imprenditore sempre di dare quella spinta che è data dall'energia positiva che si può diffondere all'interno del proprio team di lavoro. Questo a mio avviso è quello che poi ti permette poi di poterlo diffondere anche all'esterno dell'azienda e quindi anche nei confronti della supply chain.